Sì, allora, scusate per le condizioni, ma ho la cipria, insomma, sul viso e sto facendo baking. Allora, oggi in questo video, infatti, tipo, come mi muovo la polvere, dicevo, comunque, in questo video oggi voglio farvi vedere come realizzo il contouring, perché mi è stato richiesto, e anche come realizzo un trucco occhi che avevo qualche giorno fa nelle storie. Comunque, se volete sapere di quale storie parlo, probabilmente ormai non ci saranno più, però... potete tranquillamente seguirmi su Instagram e anche su TikTok, così potete vedere appunto tutti i make-up che realizzo e anche le storie, se vi va. Allora, partiamo subito. Appunto, io ho già fatto la base, ho applicato il correttore, la cipria, tutto quanto. Innanzitutto, per fare il contouring utilizzo questa palette qui, che è di Kat Von D, ed è la Shade Light Contour Palette. Ci sono tre, allora, ci sono queste tre che sono delle ciprie illuminanti, penso si chiamino ciprie illuminanti, e io utilizzo sempre questa nel mezzo, come si può notare, e mentre come terra appunto per il contouring utilizzo sempre questa qui nel mezzo, perché questa è troppo chiara e questa è troppo scura. Per quanto riguarda invece queste chiare, utilizzo questa nel centro perché è l'unica con un sottotono giallo, mentre le altre due sono con un sottotono un po' più rosato e per me non va affatto bene perché, come potete vedere, sono a un sottotono caldo, quindi è importante scegliere anche i sottotoni dei vari prodotti che voi andate ad utilizzare, quindi il fondotinta, ma questo è tutt'altro discorso. Però è importante nel contouring scegliere i prodotti giusti perché, allora, in teoria, per come so io, e ci tengo sempre a dire, non sono una makeup artist, lo scriverò anche qua in grande. E solitamente per fare il contouring si utilizzano delle terre con un sottotono freddo proprio per andare a scolpire e avere proprio quell'effetto di appunto viso scolpito, però su di me con un sottotono caldo e con un sottotono freddo tendono a rendermi grigio, quindi devo, e appunto non mi piace quell'effetto, quindi utilizzo sempre delle terre che siano appunto calde, anche se solitamente questo procedimento non si chiama più tanto contouring o scatti, serve più che altro per riscaldare il viso. E però alla fine io faccio tutti gli stessi passaggi che farei quando farei il contouring, quindi io lo chiamo contouring sul mio tipo di viso. Adesso vi mostro i pennelli che secondo me vanno bene appunto per fare il contouring. Allora, uno è un pennello a ventaglio, che appunto essendo appunto a ventaglio, voi riuscite a fare questo lavoro qui in maniera precisa, oppure un pennello del genere, oppure uno uguale a questo ma leggermente obliquo. Comunque un pennello del genere, non utilizzate mai per fare il contouring un pennello tipo questo, perché questo è un pennello più da cipria. Allora, la prima cosa che faccio è andare a togliere tutta questa cipria in eccesso, quindi a togliere proprio il baking, e utilizzo appunto questo pennello grande. Come potete vedere, sto portando la cipria un po' su tutto il viso in modo che il resto del trucco, del fondotinta, eccetera, eccetera, si fissi, perché quando facciamo il contouring, comunque, soprattutto se utilizziamo delle polveri, cioè non soprattutto se utilizziamo delle polveri, è bene sempre fissare ciò che abbiamo sotto, soprattutto se non utilizziamo magari un fondotinta già compatto, quindi in polvere appunto, facciamo questa cosa se utilizziamo un fondotinta liquido, e per evitare appunto di avere l'effetto super appiccicoso, perché quando poi andremo ad applicare una polvere verrà direttamente assorbito dal prodotto sottostante e si creerà macchia. Quindi stendo bene bene la cipria dappertutto e tolgo l'eccesso. Allora, ok, ho tolto l'eccesso e ho steso la cipria un po' dappertutto, appunto con le mie terre, anzi la terra, e vado appunto, come vi ho detto prima, a prendere questa qui nel mezzo, utilizzo in questo caso questo pennello. Farò un lato, quindi questo lato, diciamo anche l'altro non è importante, con questo pennello e l'altro lato con l'altro pennello, giusto per farvi vedere come li utilizzo. Che cosa faccio? Vedete quanto prodotto ho prelevato? Batto per togliere l'eccesso. Se necessario soffio anche sopra. Diciamo che quando trucco qualcuno non soffio mai sopra per una questione igienica, però lo faccio su me stessa, non mi pongo troppo il problema. Allora, io sono partita già in quarta senza spiegarvi, senza niente, scusate. Allora, perché sto applicando il prodotto qua? Allora, innanzitutto l'ho applicato malissimo, quindi adesso andrò a sfumare.
però lo applico qua perché io sento dov'è il mio zigomo e qua applicato praticamente dove avete l'osso. Quindi andate a prelevare poco prodotto, lo sbattete per bene e poi con movimenti rotatori in questo modo portiamo il prodotto verso l'alto, mai verso il basso, perché se voi andate a fare questo lavoro qui create semplicemente una macchia e soprattutto non andate a creare una non andate ad alzare lo zigomo, ma non andate ad abbassare, praticamente è come se voi non aveste fatto nulla, dovrete struccarvi e ricominciare da capo. Allora, cerco di sfumare il più possibile, più che posso, e a me questa quantità di terra basta. Se voi volete un effetto un po' più marcato, prendete un altro po' di prodotto, fate la stessa cosa, quindi lo faccio da mattino, poco, e andate sempre con poco prodotto man mano a scolpire il viso, che sempre allo stesso identico modo. Ok? Adesso vi faccio vedere con questo tipo di pennello, alla fine è la stessa identica cosa, prendo un po' di prodotto, sbatto l'eccesso e io ormai, vabbè, so dove farlo con il mio viso, però in ogni caso se voi avete qualche dubbio toccate sempre per vedere dove chiude l'osso. Mi comporto in questo modo, sempre uguale, faccio gli stessi identici movimenti che faccio con l'altro pennello. Quindi sfumo verso l'alto, però fate attenzione a non portare il prodotto troppo in alto, perché questa parte qua, come vedete, deve restare illuminata, perché è appunto il posto in cui poi andrò successivamente ad applicare l'illuminante. Il segreto è quello di utilizzare un po' diversi, sono leggermente diversi, li andiamo un attimo a sistemare. Dicevo, il segreto di ogni make up è quello di sfumare, quindi se voi sfumate, sfumate tanto, vi posso assicurare che otterrete un bel risultato. Magari all'inizio non saprete quanto dovrete sfumare, però non vi preoccupate perché poi riuscirete a farla alla perfezione. Io stessa non lo faccio alla perfezione perché non ho studiato, non conosco bene tutte le tecniche di make up, però comunque cerco sempre di creare un qualcosa che ai miei occhi risulta bello. Adesso, come potete vedere, stavo andando a mettere appunto anche in questa zona qua il prodotto. E perché? Perché io ho una fronte non altissima, nemmeno stretta, diciamo nella media, pare il mio, poi non lo so come me la vedo io, però a me, io in verità non lo faccio per rendere la fronte più bassa, lo faccio perché altrimenti mi sembrerebbe piatta questa zona, mi sembrerebbe praticamente piatta, quindi per dare un po' di tridimensionalità anche a questa zona applico un po' di terra. Voi potete farlo tranquillamente insomma, se vi piace, perché vi piace averlo, se volete abbassare la fronte o appunto come me per ridare un po' di tridimensionalità. Vedete come cambia? Vi faccio vedere senza spiegarvi a parole, perché credo che sia molto molto più semplice. Soltanto una cosa vi dico: cercate di non scendere troppo, perché altrimenti è un po' come il contouring sullo zigomo, create una macchia e non risolvete niente. Quindi sfumo. Quando magari avete problemi a sfumare perché il pennello è troppo piccolo, avete bisogno di qualcosa di un po' più mi viene il termine, io prendo il pennello di prima della cipria senza prelevare prodotto, senza niente, e sfumo semplicemente. Sfumo. Per creare appunto un effetto un po' più, più carino. E soprattutto che mi piace di più. Perché è molto frequente, almeno a me è capitato diverse volte, di non riuscire poi a sfumare bene il prodotto. La stessa cosa. Ecco, secondo me l'utilità di questo pennello nel contouring è proprio questa, quella di aiutare dopo aver messo il prodotto, averlo posizionato, a sfumare, magari togliere anche un po' l'eccesso di prodotto che potrebbe depositarsi. Quindi per questa cosa io dico sì, lo potete utilizzare, sempre però seguendo la linea mai scendendo verso il basso. Lo ripeto sempre perché è importante comunque ripetere e capire questa cosa. Adesso vado a realizzare il contouring sul naso. Io non ho un naso chissà quanto grande o altro, penso di avere un naso abbastanza, diciamo, adatto al mio viso, però non mi piace,
cioè vorrei comunque creare un po' l'effetto naso più sottile. E un'altra cosa, non mi piace lasciare il naso, come per la fronte non piace lasciare il naso senza niente, proprio perché perde, ripeto, di tridimensionalità. Sorry. Per il contouring al naso io generalmente utilizzo un pennello tipo questo, che è un pennello in realtà da occhi o sfumatura, però mi ci trovo molto molto bene. Cosa faccio? Prendo sempre un po' di terra, tolgo l'eccesso e poi vado sui laterali del naso. Come potete vedere non vado a premere il pennello, vado semplicemente a sfiorare la mia pelle. Essendo che questa terra è abbastanza scrivente, è importante non calcare troppo, perché anche qua rischiate un effetto sempre macchia e un effetto diciamo finto, anche se comunque poi si noterà ovviamente la terra. Io parto dal sopracciglio, almeno così so che si fa, si parte dal sopracciglio e poi adesso io sfumo. Ma sfumo sempre dove ho tracciato la linea, non vado né troppo in basso e né troppo in alto, perché altrimenti questa linea chiara che abbiamo, che diciamo la parte che in questo senso illumina, va via completamente e abbiamo praticamente poi il naso marrone. Quindi sfumo. Se è necessario scarico l'eccesso del pennello, se devo soltanto sfumare l'eccesso del pennello sulla mano, oppure prendo un altro pennello e sfumatura, pulito e sfumo. E forse quella è la miglior cosa. Adesso, come avete visto, l'ho passato anche sotto per togliere la punta tipo del naso. Oddio, non voglio farmi il naso spezzato tipo Squiddy, però quello è il senso. E poi vado qua con la punta del pennello. Vedete, questo pennello è tipo leggermente angolato, ecco, la parte più in alto la vado a passare qua per creare una specie di pallina qua, e quindi fare il naso tipo all'insù. Allora, adesso io riprendo il pennello di prima e sfumo in questo modo. Sono sicura che mi capiteranno persone un giorno che mi diano la teoria di insegnare a fare il contouring così, però io mi trovo molto molto bene, mi piace l'effetto che ho, quindi top. Solitamente per chi vuole, per chi, insomma, si fa il contouring qua sotto, però a me non piace particolarmente, infatti non lo realizzerò. Quando fate il contouring al mento, fate attenzione a sfumare alla perfezione, perché è molto importante, perché se prelevate da un prodotto non lo sfumate, fate una strisciata marrone. Sembra tipo che avete il fondotinta marrone più quello bianco, queste parole. Allora, adesso passiamo alle parti luminose del viso, di illuminare, anche se in realtà sono abbastanza luminose in diversi punti, perché la cipria che utilizzo lascia un po' di bianco e quindi illumina tanto. Allora, prendo con questo pennello la cipria questa qui, questo tono giallo, e partendo appunto dal naso vado a fare così una specie di pallina. Più che altro lo faccio per andare a ripulire il tutto, ok? Poi piano piano comincio a sfumarla, quindi tocco con le dita, perché secondo me le dita è molto affettizzate nel modo giusto, possono evitare che fare danno, ecco. Ora vado a ripulire anche un po' questa zona qui. Okay. Comunque scusate per le unghie, ma le devo rifare, che mi si sono spezzate. Una si è spezzata qui e l'altra mano. Ok, questo è l'effetto che a me piace di contouring. E adesso, un pennello del genere, prendo sempre questo colore e vado nella zona contro gli occhi. Non ne metto troppa perché comunque sono già abbastanza illuminata, ne metto giusto un po' per andare a rendere il mio viso ancora più giallo, perché in verità a me piace tantissimo, anche sul mento,
A me piace tantissimo il sottotono giallo, non mi piace il sottotono rosato, però vabbè, è una cosa mia, non è che... E anche sulla fronte, anche per andare a sistemare magari se ho messo troppa terra. Ok, questo è il mio modo di fare il contouring. Naturalmente è abbastanza soggettivo, però siccome mi è stato chiesto di fare appunto un video al riguardo, io l'ho fatto. Naturalmente dipende anche dal vostro viso, dalla forma del vostro viso, da tanti altri fattori.